Protesta dei lavoratori di Holy System di Settimo davanti al grattacielo Intesa San Paolo. 200 dipendenti che svolgono servizi di help desk per conto della banca rischiano tagli in busta paga dopo lo spacchettamento dell'azienda. Enrico Bona. Per quanto mi riguarda io sono molto delusa perché io penso di, in questi anni penso di aver dato sempre il massimo, di aver dato sempre più del valore aggiunto. Delusi sì, ma non rassegnati, lavoratori della Holy System Start di Settimo Torinese. Da anni svolgono attività di help desk su commessa per Intesa San Paolo e ora rischiano un taglio di 100 euro netti al mese in busta paga. E quanto ha deciso Innovaway, l'azienda che tra qualche giorno dovrebbe prendere in affitto da Holy System Start il ramo d'impresa che nella sede di Settimo dà lavoro a circa 200 persone. Siamo marito e moglie con una bambina di 2 anni e diciamo che sono già all'anno quasi 4.000 euro in meno e fa la differenza. I sindacati sollecitano l'intervento del principale committente, ovvero Banca Intesa. I lavoratori chiedono ovviamente al principale committente Intesa San Paolo di intervenire immediatamente e bloccare questo abuso da parte di Innovaway, sospendendo eventualmente, se necessario, la commessa a questa azienda. I guai per Holy System Start, che è sul punto di chiedere il concordato preventivo, sono iniziati la primavera scorsa, quando è rimasta coinvolta nell'inchiesta sui vertici della casa madre Alma per un giro di fatturazioni false. Ne è seguito uno spacchettamento delle attività, ora affidate a 5 aziende diverse. Venerdì dovrebbe avvenire il passaggio a Innovaway. Se per allora non ci saranno novità, i sindacati annunciano una nuova agitazione.